Sempre bello ascoltare gli U2, mancano 10 minuti a mezzogiorno, è il momento di Masterchef. Noi ogni giorno spiamo nel magazine, appuntamento quotidiano, dove gli aspiranti chef si mettono alla prova, dove i giudici ci danno grandi consigli e poi il giovedì sera tutti in poltrona a seguire le nuove puntate e cercare di capire magari anche all'inizio chi sarà eliminato. Siamo collegati con uno dei giudici, il nostro il più grande Antonino Cannavacciuolo. Ciao Antonino. Buongiorno. Caro Antonino, come stai? Io benissimo. Bene. Allora, sai che presto alcuni dei nostri ascoltatori e spettatori di Sky potranno venirti a trovare a Villa Crespi, perché da oggi e fino al 4 di marzo in giro per la città di Milano ci sono 5 mystery box con dentro un ingrediente segreto e chi vuole può mettersi alla prova e solo annusando deve cercare di indovinare qual è l'ingrediente segreto che è stato aggiunto a una ricetta classica milanese. Difficile. Per cui è difficile, anche io e Valeria ci siamo cimentati all'hashtag la mystery a Milano, abbiamo fatto un risotto Milano Bangkok e quindi l'ingrediente misterioso è facile da indovinare, però non lo possiamo dire. Allora, stasera sfida in alta quota, hai messo gli sci allo Stelvio, Antonino? La prima volta della mia vita. Perché ti hanno messo nel promo, per questo ti faccio questa domanda. Com'è andata? Dovete guardarlo stasera. Com'è andata? È la prima volta che ho messo gli sci. Ma vivi in Piemonte da tanto tempo? Scusa, mai messi. Io guardo l'acqua. Tu sei un uomo di mare. Fammi fare tutto nell'acqua, in montagna. Non è il tuo elemento. Me lo cacciavano da piccolo perché stavo sempre sul mare. Alla fine, oggi a 42 anni, con un peso che ho io, mettermi sugli sci non è stata un'impresa semplice, ve l'assicuro. Ho pregato tutti i santi. Sei divertito? Sì. È stata una scommessa con me, che diceva che giochi io non scendevo, capito? Allora ho detto, ma ti faccio vedere. Quindi sei alla sceso fine, illeso. Mi sono arrangiato. Bravo. Allora, oggi stasera avrete ospite Giorgio Locatelli. Un grande. Giorgio è un grande, oggi se ne parla tanto di cucina. Giorgio è stato uno che è partito tanto tempo fa, è andato in Inghilterra dove si parlava italiano, una cucina italiana, ancora tutt'oggi c'è la fila fuori che vanno a mangiare la vera cucina italiana che sta all'estero. Quindi i ragazzi, gli aspiranti chef stasera si dovranno ulteriormente impegnare. Allora, durante il magazine della settimana scorsa ti ho visto fare un risottino meraviglioso, facile, però come sempre con il tocco dello chef. Allora, hai fatto un risotto con un fumetto di pesce, una crema d'aglio e della bottarga. Guarda, è 3 giorni che me ne parla. Ne sto parlando a Valeria perché sono rimasto impressionato. Un po' uno tipo fatto il riso alla fine con come lo spaghetto aglio e olio, solo con procedimento e un'attenzione all'aglio. Ci vuoi puoi spiegare anche agli ascoltatori di RTL che magari non hanno visto qualche quella puntata trucco? come hai lavorato l'aglio? L'aglio alla fine si mette a bagno nel latte per una notte fuori dal balcone, perché sono in casa coperto, fa dei danni. Sì. Poi fatto bollire 3 volte nel latte, nell'acqua, farlo proprio perdere, sai, quel sapore forte che c'ha l'aglio, e alla fine passarlo e montarlo con del tuorlo d'uovo, si può fare una salsa e della panna, oppure in quel caso la fare solo panna e aglio. E allora il risultato è stato eccezionale, perché hai fatto questo risotto semplice, poi tostato a secco. Poi quello è un po' già da tanti anni che faccio questo procedimento di non fare un soffritto al risotto, perché alla fine si fa già un buon brodo, già abbiamo il grasso, abbiamo le verdure, abbiamo i grassi animali. Non c'è bisogno. È venuto, a guardarti in televisione veniva voglia di leccare lo schermo, secondo me. mi ha dato questa impressione. Poi devo dire che come descrivi tu le ricette, effettivamente ci vuole un po' di fantasia, però sei bravo. Mi piace mangiare, capito? Allora quando cucino
è come per un bambino che costruisce il giocattolo, esatto. Dopo ci deve giocare, no? Va bene, si intuiva. Va bene, Antonino, ci vediamo stasera a Masterchef per scoprire chi saranno. Ci facciamo due risate e ti vedremo per la prima volta sugli sci. Grazie ad Antonino Cannavacciuolo. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.